L'alta velocità, unita alla mancanza di illuminazione in una strada, la modica Marina di Modica sulla curva, poco prima dell'Agip, sarebbero stati i due fattori che hanno portato alla morte ieri sera, intorno alle 21.45, Massimo Campo, ragusano di 44 anni. Un violento impatto contro il guardrail, dalle conseguenze disastrose. Circa 10 metri di barriera di contenimento non ha retto la violenza dell'urto. La Mercedes classe A di Campo, proveniente da Modica, ha terminato la propria corsa ben oltre il guardrail, finendo dentro una scarpata. La Mercedes di Massimo Campo proveniva da Modica e questo è il guardrail dove è andata a sbattere ieri notte. Vedete dalle immagini che il guardrail non è riuscito a contenere l'urto, la violenza dell'autovettura che è andata a oltrepassare lo stesso guardrail ad andare a sbattere contro questo muro, autovettura, pezzi di autovettura che hanno anche superato la stessa strada. Ed è per questo che sono serviti oltre 30 minuti ai vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto, perché lo stesso guardrail aveva stralcionato, attraversato la vettura, andando a finire anche all'interno dell'abitacolo della stessa. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche i vigili del fuoco impegnati nell'estrarre il corpo dalle lamiere e due ambulanze che fino alla fine hanno tentato inutilmente di rianimare Massimo Campo, ma le ferite si sono rivelate fatali. Il guardrail aveva attraversato l'autovettura entrando nell'abitacolo. Il decesso è stato registrato alle 22.16, dopo quasi 30 minuti dall'impatto.